Stamani l'associazione Vive Relicata ha collocato l'insegna didascalica all'esterno del cancello d'ingresso della parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi, un esempio questo che dovrebbe essere seguito dalle istituzioni per favorire la conoscenza dei luoghi della nostra città. Sentiamo Gianni Abela. Ristorante Nuovo El Sombrero, prenota la tua serata di San Valentino. Preghiamo, Signore, fondi la tua benedizione su questa creatura, concedi a quelli che se ne serviranno con rendimento di grazia. Padre Totino, questa insegna didascalica che dà anche lustro alla Chiesa, alla sua Chiesa così importante. È sempre un momento bello quello di ricordare per chi passa anche il titolo della parrocchia, perché non tutti potrebbero saperlo. Ecco, se qualcuno cerca sa che questa è la parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi. In questo dobbiamo ringraziare i ragazzi, perché non abbiamo avuto nessun aiuto da fuori, ma l'hanno fatto soltanto loro con le loro forze e con i loro soldi e tutto. E perciò va giustamente ringraziato questo atteggiamento benevolo dei nostri ragazzi. I ragazzi dell'associazione Vive Relicate con Marchese sono qui presenti. Non è che adesso, insomma, dopo la parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi, ci sono altre chiese che invece vorranno anche questo tipo di esempio qui a Licata? Diciamo che realizzare cose di questo genere non è semplicissimo, perché come più volte ho detto in questi giorni, fare qualcosa del genere ci è costato molto, ci è costata tanta fatica, e solo grazie all'aiuto di tante persone abbiamo potuto realizzare questo non spendendo molto. Volevo ringraziare anche chi è che ha curato la parte manuale, diciamo, del cartello, che è Giuseppe Mugnos, che l'ha fatto nella sua azienda, appunto l'azienda di Sopa, dove ha curato tutti questi cartelli, e soprattutto anche a tutti i ragazzi dell'associazione che ci hanno creduto insieme a me. Il prossimo impegno? Noi continueremo con la campagna di pulizia, voi lo sapete, stiamo continuando questa battaglia, e sicuramente anche qua nella zona Fondachello, se questo è andato bene in porto, metteremo anche qualche altro cartello, ci eravamo impegnati qua nella zona Fondachello. E restiamo.